si è partito. Ciao ragazzi, siamo appena entrati al binocolo, abbiamo i bicchieri, abbiamo le informazioni per il rito. Mancano solo le foto. Beh sì, iniziamo a farci tutto. Biggie. Pronti? Allora, c'è una luce pessima ovviamente, si vede pochissimo, ma tu sei? Giorgio, splendida di luce proprio. Esatto. Grazie. Insomma, abbiamo la prima vittima della serata. Spero di essere all'altezza, ragazzi, non so. Okay. Abbiamo Harry Cotta per voi nella nostra terza puntata. Senti, Harry Cotta, Harry Cotta come conquisterebbe una donna? Ma Harry Cotta non lo vuoi sapere. Non la conquisterebbe. E Giorgio? Ridendo ci sono a casa. Giorgio ce l'ha una donna? No, sono sicuro. Scelta degli altri, ovviamente. È un po' un ragazzo abbandonato. Così non fatto. Non fate come loro. Fate come loro, non fate come lui e ricorda. Allora, abbiamo adesso fatto le foto. C'hanno. Senti, l'avete portata qui a Vinoforum? Sì, l'abbiamo portata qui, grazie al fatto che piano piano siamo riuscendo. Nonché ubriache. Ragazzi, abbiamo un principe. Nome? Guglielmo Giovannelli Marconi, affezionato di vini e delle cose belle della vita. Professione, laureato in vino e commercio, imprenditore vinicolo, azienda Sasso Marconi di vini e autore di un programma di storia antica in televisione su Italia. Wow! Che altro? Single da un anno, di buon umore e di ottima salute. Le fiamme come si accendono, a volte possono anche affiorirsi. Cavalli, amo andare a cavallo, amo la natura. Bello! E ecco, e anche giocare a golf, però sì, diciamo che sono un moderato, sano, sportivo. Molti non sono più uomini. Gli uomini si vogliono divertire. Però dopo un anno, guarda, che ne hai abbastanza, vuoi tornare alla stabilità. Alle pantofole. Assolutamente. E alle coccole soprattutto. Tante coccole. Ciao. Salute. Io non ho niente, quindi non posso. Io anche ho già. Allora no, io poi sono scaramante, che sono napoletano. Uno vede tre ragazzi che arrivano, come minimo ti devi fermare, come minimo. Quindi che cosa hai detto? Champagne, io che sono francese, lo sapete, se no naturalmente il cognome Piccirillo è un cognome tipicamente esatto, francese, quindi potete immaginare che io insomma ami lo champagne. No, ogni tanto bisogna diversificare, oh yeah, wow. Infatti per se andiamo in giro a cercare l'uomo non banale, ma non ci puoi aiutare? Beh, l'uomo non banale, come dire, sarebbe banale dire eccomi qua, però in effetti io non posso non essere sincero, quindi eccomi qua, non sono banale.